Allora, questo è il problema di Cauchy che abbiamo studiato per via Teori. Noi sappiamo che, per esempio, x con 0, y 0 appartiene a un aperto A di R2, e tanto per non stare ogni volta a ripetere, basta che la funzione sia continua e localmente ripsiziana rispetto alla seconda variabile, ma ad esempio se f è di classe c1 su A, questa è un'ipotesi ampiamente sufficiente per il teorema dell'altra volta. E quindi noi sappiamo che esiste una soluzione locale, non sto a ripetere cosa significa locale, quindi questo è il mio A, per un po' c'è una, quindi c'è una finestrella qua, in questa finestrella c'è una e una sola soluzione del mio problema di Cauchy. Ok? Allora, io cosa vorrei sapere? Vorrei sapere fin quando la soluzione esiste, ok? Allora, non ho il tempo di fare tutta la teoria, ma vi dico sostanzialmente i risultati. Innanzitutto, questa soluzione è prolungabile, cioè se questo è ben contenuto in A, allora io quando prendo questa funzione C1 faccio il limite, questa finestrella dovete immaginare aperta, faccio il limite quando x si avvicina a x con 0 più delta, e tipicamente questo limite esiste. Nel momento in cui questo limite esiste, lo prendo come condizione iniziale, riparto e prolungo la soluzione per un altro po'. Fin quando è possibile prolungare la soluzione? Allora, esiste un intervallo i uguale a b, a minore di x con 0 minore di b, tale che il problema di Cauchy, asterisco, è, diciamo, a soluzione in i uno e due non si può prolungare a un intervallo i primo che contiene strettamente i. Cioè, se arriva a un certo punto, un intervallo aperto per il quale la soluzione non si può prolungare più. Questo intervallo si chiama intervallo massimale di esistenza della soluzione. Questo si può dimostrare, non lo dimostro, non c'è tempo. Chiaro? Quindi, nella pratica, allora, cosa dovete distinguere in mente? Dovete distinguere molto bene il caso in cui io riesco a trovare la soluzione del problema di Cauchy localmente, a trovare in forma chiusa, come dicono gli ingegneri, cioè a trovarla esplicitamente, e il caso invece in cui la devo studiare qualitativamente, perché non riesco a fare gli integrali che servono per trovare la soluzione. Chiaro? Nel primo caso, cioè tu hai trovato la soluzione, è chiaro che quale sia l'intervallo massimale. Tu guardi la soluzione, vedi dove esiste, fin dove esiste ci sta l'intervallo massimale, risolvi il problema di Cauchy. Dove non esiste più,
L'intervallo più grande sul quale la soluzione esiste è l'intervallo massimale. Viceversa, nel caso in cui non riusciamo a trovare esplicitamente la soluzione, sappiamo che c'è un intervallo massimale, però questo qua va stimato, vanno fatti dei conti, va visto fin qua, fino a qua esiste, da qua non esiste più, non si sa, bisogna vedere. Oh, quindi questo è il primo fatto: esistenza di una soluzione massimale, che la soluzione è sempre lo stesso problema di Cauchy, però l'intervallo su cui risolve il problema è il più grande possibile. Chiaro? Allora, uno poi vorrebbe capire anche cosa succede quando è che la soluzione a un certo punto non esiste più. Perché? Perché può sparire una soluzione, cioè non, diciamo, arrivo a B e in B la soluzione non è definita più. Allora, ci sono due casi possibili, cioè che poi alla fine sono il secondo e fa parte anche del primo in realtà. Il primo caso è quando a un certo punto la mia soluzione si avvicina, non è detto che debba convergere da qualche parte, può anche oscillare avvicinandosi, però si deve avvicinare alla frontiera di A. È chiaro che quando, se io mi avvicino a B e la soluzione si avvicina alla frontiera di A, che succede quando faccio tendere X a B da sinistra? Che la soluzione mi dovrebbe andare fuori del dominio della F. E allora come vado a metterla qua dentro? Non è possibile. Quindi questo è un primo fatto. Quindi perché a un certo punto la soluzione di star non esiste più? Allora, primo fatto, primo caso, il limite per x che tende a b da sinistra, poi chiaramente lo stesso discorso si può fare in A, no? Qua stiamo a ragionare sull'estremo di destra, si può fare D della distanza di y di x da complementare di A, da R2 meno A, tende a 0. Questo non vuol dire che ci sia il limite di questa y. Possono capitare casi strani in cui la cosa fa così, cioè oscilla avvicinandosi alla frontiera di A. In quel caso la funzione non ha limite, però il limite è la distanza di y di x dalla frontiera di A, è comunque. Secondo caso, che moralmente è la stessa cosa del primo, però per enunciarlo insieme al primo dovrei fare dovrei faticare un po', è invece, per esempio, se il limite per x che tende a b da sinistra di y di x fa più o meno infinito, cioè se la soluzione se va infinito o meno infinito, in quel caso altrettanto la soluzione in B non c'è più. Facciamo un esempio, quindi questo oppure questi sono sostanzialmente due casi in cui la soluzione a un certo punto sparisce. Allora, facciamo un esempio, l'esempio lo facciamo sulla lavagna di dietro. Thank you.
Andiamo a prendere questo. Andiamo a prendere questo problema di Cauchy piuttosto semplice, y' di x uguale y quadro di x. Y di 0 uguale 1. Ora questa qua la dovreste sapere risolvere, perché se avete fatto l'esercitazione giovedì sapete che queste sono variabili separabili. Quindi qua potete scrivere dy su y quadro uguale dx. Questo è, lo scrivete dy su dx, poi come se fosse una semplificazione portata dall'altra parte. Poi dovete integrare, dovete integrare questa tra x con 0 di x e questa tra y di x con 0 e y di x. Allora, a destra cosa mi viene? Mi viene x meno, allora x con 0 era 0, a destra mi viene x, viene x meno 0. A sinistra quanto mi viene? Qual è la primitiva di 1 su y quadro? È meno 1 su y di x. Meno 1 su y, scusate. Valutata tra y di x e y di 0, che però faceva 1. Quindi voi avete x uguale meno 1 su y di x più 1, perché sarebbe meno meno 1. Quindi è uguale a y di x meno 1 fratto y di x. Anzi, non mi conviene fare così. Mi conviene prima portare l'uno dall'altra parte. Porto l'uno dall'altra parte e poi cambio segno. Quindi viene 1 meno x uguale 1 su y di x, e infine y di x uguale 1 fratto 1 meno x. Chiaro? Ok. Allora, questo può essere visto come un meccanismo formale, perché la giustificazione di questo è il teorema di derivazione della funzione composta, piuttosto. Però ricordatevi che noi abbiamo già dimostrato che la soluzione di quel problema localmente esiste ed è unica. Allora, che cosa dobbiamo fare? Prendiamo questa, mettiamola dentro. Se risolvi il problema, è la soluzione. Poi localmente fin dove? Fino a dove esiste. Allora, qua chi era A? In questo caso A era semplicemente tutta R2. Per quale motivo? Chi era f di xy? F di xy era la funzione y quadro. La x non c'è. Ci siamo fino a qui? È semplice. Ora, se la y è questa, chi è la derivata di y rispetto a x? È meno 1 fratto 1 meno x al quadrato, per la derivata di 1 meno x che fa meno 1, e quindi qua il segno cambia l'altra volta e diventa più. Ma chi è questa? Non è proprio il quadrato di y? Non è uguale a y quadro di x? E allora abbiamo scoperto che quella funzione lì soddisfa l'equazione. Soddisfa anche la condizione iniziale? Beh, se ci metto 0, 1 fratto 1 meno 0 viene 1, quindi y di 0 fa
Quindi quella è la soluzione. Questa è la soluzione. Ora, tutto quello che ho fatto per trovare la soluzione, adesso lo posso benissimo cancellare, perché la soluzione esiste ed è unica. Fino a dove? Fino a dove esiste. Ora, uno può pensare che la soluzione debba esistere per sempre. E invece no. E invece no. In questo caso no. Perché in questo caso no? Perché se io vado a fare il grafico della mia soluzione, vedi un po' di chiaro. Se vado a fare il grafico della mia soluzione, se prendo il punto 1, la mia soluzione fa così. Ha un bel asintodo per x che tende a 1 da sinistra. Eh sì, perché se x è minore di 1, 1 meno x è positivo, 1 fratto 1 meno x è positivo, per x che tende a 1 da sinistra, 1 meno x tende a 0 da destra, e il reciproco tende a più infinito. Ah, uno potrebbe dire, però vabbè, no, la tua soluzione esiste anche a destra. No. La mia soluzione esiste solo a sinistra, quindi l'intervallo massimale chi è? Si parla di intervallo massimale, ma come in questo caso può essere anche la segretta, quindi chi è i? È meno infinito 1. Questo è l'intervallo massimale. Allora, dovete, vi deve entrare in testa questo concetto, che quando parlo di una soluzione di un'equazione differenziale, la nostra x la dovete pensare come il tempo, e y di x dovete pensare come il valore della y in funzione del tempo, e il comportamento della y, come dire, mano a mano che vado verso destra, è l'evoluzione temporale del valore della y in base alle leggi, cioè in base alle equazioni, al problema di Cauchy, l'equazione differenziale con la condizione. Quindi se c'è una causalità temporale, che senso ha dire che qua la funzione deve valere, per esempio a 2 deve valere meno 1 influenzata dal fatto che in 0 valeva 1? No, non ha nessun senso, perché una volta che questa è andata a infinito, non è che se ne va a infinito di qua e poi risale di qua, no? Qua io posso cambiare la mia funzione imponendo un'altra condizione iniziale a destra di 1, e questa equazione differenziale viene soddisfatta lo stesso. Per esempio, questa funzione qua, se ci vado a mettere 2, quanto vale? 1 meno 2 vale meno 1, il reciproco vale meno 1, quindi questa funzione qua passa per meno 1. Però se io metto la condizione iniziale y di 2 uguale meno 2, ci sarà un'altra funzione qua che soddisfa questo, e nel punto 2 varrà meno 2, non meno 1. Vabbè, l'ho fatta male. Ok? Meno 1. Ora, questa qua la posso mettere insieme a questa? Certo che la potrei mettere insieme a questa, perché nel momento che devo verificare soltanto che in 0 valga 1, questa in 0 continua a valere 1, l'ho modificata solo da questa parte, e y' continua a valere y4. Quindi, come capite, nel momento che una soluzione di un grafico della soluzione di un'equazione differenziale diventa sconnesso,
I due pezzi li posso, diciamo, il pezzo che non è collegato con la condizione iniziale lo posso andare a modificare come mi pare. Quindi niente. Quindi la mia soluzione esiste fino a che questo grafico non si sconnette. Quindi esiste fino a 1, stop. A 1 mi fermo. Se poi voglio riconsiderare la mia equazione a destra di 1, questo è un altro discorso. Lo posso fare. Chiaro? Ok. Oh, qui abbiamo visto però un fenomeno particolare. In quale di questi casi siamo? Nel caso 1 o nel caso 2? Nel caso 2. Oh, non lo possiamo scrivere proprio così. Per quale motivo? Perché ovviamente, siccome era tutte le due, qua c'era il vuoto e quindi non rientravamo nel caso 1. Però moralmente andarsene all'infinito, visto che A era tutte le due, è come andare verso la frontiera di A. È come andare lontano, no? Si potrebbe enunciare in maniera corretta. Quando te ne vai verso la frontiera di A, cosa stai facendo? Se te ne vai verso la frontiera di A, cosa stai facendo? Stai uscendo da tutti i compatti contenuti in A. E questa, se tu prendi un compatto contenuto in R2 è limitato, questa qua, siccome se ne va all'infinito, deve uscire da ogni compatto contenuto in R2. Però dobbiamo complicare la situazione, non ci interessa. Siamo nel caso 2, è chiaro? In questo caso si dice che la soluzione esplode in tempo finito. Se ne va infinito in un tempo finito, perché vedete, x tende a 1, la soluzione se ne va a infinito. Ok? Eppure questa è un'equazione che sembra innocua. A cosa è dovuto questa esplosione in tempo finito? È dovuto a questo esponente qua. Nel momento in cui avessimo, per esempio, un'equazione lineare, cioè, come era fatta un'equazione lineare? Allora, abbiamo un altro fenomeno qua da... Allora, supponiamo anche questo risultato lo diamo senza dimostrazione. Allora, supponiamo di avere y' di x uguale a di x per y di x più z di x, poi y di x con 0 uguale y0. Supponiamo inoltre che a e b siano due funzioni c0 su un intervallo a b. Allora, chi è la mia funzione f di xy? F di xy è uguale a a di x per y più b di x. Attenzione, qua ci va y, qua ci va y di x, perché questa è la funzione composta con, al posto di y ci devo mettere y di x. Invece questa è una funzione di due variabili. Xy a chi appartengono? Appartengono ad AB, scusate, C0 di, chiamiamolo alfa beta l'intervallo, perché AB le ho già impegnate. Appartengono ad alfa beta cartesiano R, cioè la X e la Y. La X può stare in alfa beta perché se vado fuori di questo intervallo la funzione A e B non sono definite. Mentre invece la y ci posso mettere il valore che mi pare in allora
y di x soluzione di star, che è il solito problema di Cauchy, star, esiste in tutto l'alfabeto. Cioè le soluzioni delle equazioni lineari non esplodono in tempo finito. Per esempio, se alfa beta era tutto R, la soluzione rimane definita per tutto R. Chiaro? Per quale motivo? Vedremo. Si può vedere, no, vedremo, questo non lo vedremo, lo vedremo solo per quella a coefficienti costanti. Però è vero in generale. Che le soluzioni di quelle lineari hanno una crescita che può essere stimata da funzione esponenziale. La funzione esponenziale non esplode in tempo finito. Esplode, può andare infinito, ma è definita per tutte le x. Quindi non può, le funzioni che sono soluzioni di equazioni lineari, lineari che significa? Che qua ci sta 1. La differenza rispetto a prima che qual è? Che là ci stava 2. Cioè nella y la funzione cresceva come una potenza maggiore di 1. Allora può esplodere in tempo finito. Se qua ci sta una potenza minore di 1, minore uguale di 1, non succede. Chiaro? Quindi in particolare voglio sottolineare come caso importante quello delle equazioni lineari. Okay? Anche questo senza dimostrazione. Chiaro? Ok. Adesso facciamo quindi un piccolo riepilogo, perché adesso dobbiamo cambiare sempre equazioni differenziali, ma dobbiamo cambiare sotto argomento. Allora, noi avevamo la nostra soluzione, esisteva ed era unica a livello locale. Allora, vedete, questa funzione qua non è necessariamente C1, perché queste sono solo C0. Però io, per non avere problemi, ho detto prendiamo la f di classe C1. L'importante è, nella x non è un problema se non è C1, il problema è quando non è C1 nella y, quando non è localmente lipschitziana nella y. Comunque, se è C1 sicuramente va bene, C1 complessivamente, nella coppia di variabili, allora sicuramente va bene. Allora, cosa abbiamo detto? Questa soluzione si potrà molte volte si potrà prolungare. Tu te la fai per un po', ti fai il limite, lo riprendi come condizione iniziale e vai avanti un altro po', un altro po', un altro po'. Per quanto puoi andare avanti? Dipende. Non sempre puoi andare avanti fino ad avere la soluzione su tutto R, per esempio. Perché? Allora, prima di tutto c'è un intervallo massimale. Un intervallo massimale. Intervallo, ripeto, quando è intervallo la nostra soluzione sarà di classe C1, quindi il grafico sarà bello connesso. Quindi la nostra soluzione sta seguendo un'evoluzione temporale se la x è il tempo. È chiaro? Ok. Quindi c'è un intervallo massimale. Intervallo, retta, semiretta. Poi, perché certe volte arrivo a questo intervallo massimale e non posso andare avanti? I problemi possono essere sostanzialmente solo due. O me ne vado sulla frontiera di A, e allora se vado sulla frontiera di A il secondo membro perde significato, oppure me ne vado a infinito. Se me ne vado a infinito, ricordatevi il grafico di prima, il grafico si sconnette, cioè la soluzione al di là di questo valore qua, al di là di questo b, perde significato, perché io la posso alterare verificando ancora l'equa il problema di Cauchy. È chiaro? Ok. Ora qui invece abbiamo voluto vedere un caso in cui questo non succede.
Se l'equazione è lineare, questo è un caso molto particolare, che vuol dire che la F è di un caso molto particolare. E se le mie funzioni sono definite su un intervallo alfa beta, la soluzione pure esiste su tutto alfa beta. Quindi il problema, per esempio, se questo era alfa beta, è che la mia soluzione semplicemente se ne sta andando sulla frontiera, questa è A, se ne sta andando sulla frontiera di A, ma non se ne sta andando sulla, diciamo, verso infinito o meno infinito, se ne sta andando su questi due, A è una striscia e deve andare per forza sui lati della striscia. Quindi le equazioni lineari, le soluzioni dei problemi di Cauchy collegati con equazioni, diciamo, dati di equazioni lineari, non esplodono in tempo finito. È chiaro fino a qui? Non è... cosa bella, insomma, diciamo, questa teoria. Uno fissa certi punti e quindi comincia ad avere certe... può fare certi ragionamenti. Ok. Adesso qui si apre un altro discorso. A questo punto c'è un bivio. Anzi, un trivio, in realtà. Primo, dobbiamo far vedere perché ci interessano solo le equazioni differenziali del primo ordine. Ci interessano solo le equazioni differenziali del primo ordine perché dal punto di vista qualitativo, quello che ho detto io vale per le equazioni differenziali del primo ordine e per i sistemi del primo ordine. Le equazioni differenziali di ordine superiore al primo si riducono al sistema del primo ordine. Quindi da un punto di vista qualitativo sulle equazioni differenziali vi ho detto già molto, quasi tutto. Non tutto, perché poi c'è da capire come funziona un sistema, insomma. Però, quindi una cosa almeno, un argomento può essere accennare a cosa è un sistema di equazioni differenziali del primo ordine e far vedere come un'equazione, noi lo faremo solo per quella a coefficienti costanti, si riduce a un sistema del primo ordine. Lo faremo, per esempio, prendiamo un'equazione lineare a coefficienti costanti di ordine 2 e facciamo vedere se si riduce a un sistema di primo ordine. Ok? Il concetto vale in generale, però diciamo per semplicità lo andiamo a esaminare solo in casi molto particolari. Quindi questo è un primo problema. Poi c'è un bivio. Allora, a questo punto, o io mi vado a studiare le soluzioni di questi problemi di Cauchy dal punto di vista qualitativo, cioè dico, ho certe ipotesi sulla F, cosa posso dire sulla soluzione? Ah, la soluzione qua c'ha un asintoto, non c'ha un asintoto, oppure qua sale, qua scende. Per esempio, se io so che questa funzione è positiva, oltre a essere C1, cosa posso dire della soluzione? Se y' è positiva, la y può solo salire. Cioè, non è che ci vuole un genio, no? Per arrivare a questo. E così via. Ovviamente questa è un'osservazione semplice, se ne possono fare di molto più complicate. Allora, questo sarebbe una cosa anche molto utile. Però primo, non siamo ben attrezzati per farlo, perché ci avete, sì, analisi 1, ma non è che abbiamo tantissimi strumenti per farlo, ma soprattutto ci vuole un sacco di tempo, perché appunto quegli strumenti che non abbiamo, dobbiamo fare qualche teoremino di confronto, per esempio. E allora, siccome sono teoremini
per voi leggermente ostici, allora questo discorso in parte ci rinunciamo, cioè non vado a dire cose ulteriori, però sappiate che qualora vi dovesse servire, quella volta che vi dovesse servire per la tesi di studiare qualitativamente la soluzione dell'equazione differenziale, si può fare. Quindi uno sa che si può fare, va a vedere dove ci stanno i teoremi relativi e se li va a trovare e va a vedere cosa può dire di la soluzione di quell'equazione differenziale. Chiaro? Per esempio, se io di una certa soluzione di equazione differenziale non mi interessa sapere la forma precisa, però voglio sapere semplicemente se questa c'è un asintoto, se questa asintoto è minore di 5 o maggiore di 5. Tramite studi qualitativi questo si può fare. Si vede se c'è l'asintoto, si vede se è maggiore di 5, si vede se è minore di 5. Chiaro? Ok. L'altra possibilità, che è quella che in genere si fa a livello di primo o secondo anno, è quella di risolvere esplicitamente quante più equazioni differenziali al primo ordine possibile. Allora, quale sappiamo risolvere? Queste a patto di che cosa? Se vi ricordate, a patto di saper calcolare certi integrali, no? Che noi dobbiamo risolvere prima l'equazione omogenea e dobbiamo andare a calcolare la primitiva di una certa funzione, e poi dobbiamo andare col metodo di variazione della costante arbitraria, dobbiamo andare a calcolare la soluzione particolare. Però se certi integrali si fanno, questa la sappiamo risolvere, diciamo in linea teorica la sappiamo risolvere per ogni A e per ogni B continua, perché comparivano solo sotto il segno integrale A e B, no? Quindi va bene, ma quindi continua andava più che bene, si trovano integrali, va bene. Allora il punto fermo è che sappiamo risolvere quelle lineari. Qual è un altro tipo che sappiamo risolvere? L'avete fatto giovedì, quella variabile separabile, ok? Come è fatta un'equazione differenziale a variabili separabili? Allora, voi avete l'equazione y' di x uguale f di x per g di y. E poi ci avete y di x con 0 uguale y. Oh, qual è la condizione? Dovete avere che g di y0 deve essere diverso da 0. Per quale motivo? Perché così voi scrivete y' di x fratto g, diciamo, la scrivete così, dy su g di y uguale f di x di x. Poi andate a integrare, eh? Questa è la integrale tra y0 e y di x. E qua vi viene una certa funzione che dipende dalla y, però il problema è trovare la y, questa funzione la dovete invertire. Ma quello è un problema di natura di algebra, di analisi. Di analisi, più che di algebra. Dovete invertire quella funzione. Quindi, cioè, non ha a che fare con l'integrale. Voi fate questa integrale, invertite la funzione che viene e avete trovato la soluzione. Ma andate a sostituire e andate a vedere che soddisfa la vostra equazione. Anzi, il vostro problema di coscienza. Ok. Vabbè, poi nella pratica è inutile stare a fare, a dire qualche cosa teoricamente si può dire, ma conviene
andare a vedere a seconda dell'equazione che ci dà. Poi a questo punto cosa si apre? Si apre una pletora di equazioni che si possono ricondurre a equazioni lineari. Per esempio Bernoulli, per esempio Riccati se conosco una soluzione particolare, poi ci sono le equazioni a fattore integrante, poi ci sono sono tutti esercizi, equazione di Clairaut. Ora su questo discorso anche qui c'ha senso farlo attualmente fino a un certo punto, perché se la mia equazione del primo ordine è riconducibile a un'equazione lineare o meno, attualmente prendo, vado su una specie di integralario, adesso ci saranno i formulari su internet, vado a vedere che equazione è, che tipo è, che sostituzione devo fare. Allora, il problema non è tanto di capire come si fa con una sostituzione normalmente. Ok? Il problema è magari di fare un po' di esercizi, cosa che io non posso fare esercizi su tutto. Però sappiate che qualche esercizio, se poi dopo volete risolvere quel tipo di equazione quando capita, lo dovete fare, perché come gli integrali, io dall'integrale devo capire che tipo di sostituzione devo fare, che a volte girate a vuoto senza capire qual è la sostituzione giusta. È la stessa cosa, però ci sono degli strumenti di supporto. Certo, magari al compito uno non ce li ha, però se gli capita per appunto la tesi dove risolve, in quel caso si risolve esplicitamente, ma a vedere che equazione è questa qua, allora ci sarà qualche manuale, qualche cosa, dice ah questa è un'equazione di Pinco-Pallo, come si fa l'equazione di Pinco-Pallo con questa sostituzione, allora fai, però poi te lo devi fare. Ok? Ok, alcune le avete viste giovedì nell'esercizio, però ripeto, almeno adesso il nostro obiettivo non è quello di fare tutte le possibili equazioni riconducibili a equazioni lineari. No. Perché ci sono gli integralari, perché molto spesso la soluzione della tua equazione differenziale numericamente è stesso MATLAB della plot. Diciamo, la tua vera capacità non è tanto di risolvere equazioni differenziali. Se tu la metti in MATLAB, quello ti plotta la soluzione. Qual è la tua vera capacità? È quella di dire, ma innanzitutto quello che ha scritto, che ha plottato MATLAB, c'ha senso? O ci sono qualche problema sottostante per cui magari le cose si ingastrano in un modo che MATLAB fa un errore? Secondo, la soluzione che plotta la MATLAB sembra tanto che tende a 5, ma ci tende veramente a 5 o è magari 5,01? Posso ingrandire varie volte, sembra 5 oppure 5, capito? Però a un certo punto uno deve capire anche se c'è, poi ci sono anche programmi che possono risolvere da un punto di vista teorico, Maple, matematica, eccetera. Però uno li deve sapere anche usare. Questo è il punto. Ok, quindi anche questa strada noi la semplicemente lasciamo un attimo solo parzialmente esplorata. Dici, allora che facciamo? Allora faremo vedere intanto come si risolvono le equazioni di ogni ordine lineare e coefficienti costanti. Ok? Questo lo facciamo, perché qua
cioè un metodo abbastanza semplice. Però anche per fare questo dobbiamo fare anche qui un minimo di teoria, ma un minimo, quindi è una cosa abbreviata. Non ci serve per esempio il Wronskian per fare quelle a coefficienti costanti, ci serve solo il polinomio caratteristico delle equazioni.